Scontro in via Zamenhof. Le immagini che vedete sono state girate qualche secondo dopo lo schianto. Non sono arrivati ancora i soccorsi. Chi ha sentito la botta è sceso in strada dagli uffici della zona industriale. Qualcuno racconta che la Fiat Punto stava per incrociarsi con una Seat in senso contrario, ma non l'avrebbe vista, ha girato a sinistra e le ha tagliato la strada. La Seat a quel punto ha colpito la Fiat sulla fiancata sinistra dal lato passeggero, spingendola contro il marciapiede, dove la Punto si è ribaltata. Questa è la prima ricostruzione dei fatti, tutti ancora da verificare. Il giovane alla guida della Fiat Punto Nera è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, ma non sembra ferito gravemente. Ecco i soccorsi. Prima l'ambulanza, poi i vigili del fuoco che accorrono sul posto. Il ragazzo bloccato nella Fiat Punto viene portato fuori dal baule. Appare in buone condizioni, ha solo un piccolo taglio sul gomito sinistro. Viene caricato sull'ambulanza insieme al conducente della Seat. Anche lui non è ferito gravemente, ha un ematoma sul polso destro. Vengono portati all'ospedale San Bortolo per accertamenti. Per fortuna niente di grave, sono miracolati.